Benvenuti al video numero 57 e altrettanto al podcast numero 57 che potrai ascoltare in palestra, in macchina, in metropolitana, dove vorrai. E qual è l'argomento del giorno? In particolare per chi si impegna a ristrutturare case, per determinate modifiche che bisogna fare appunto nelle case, c'è la necessità di aprire e chiudere dei documenti tecnici. Quali sono questi documenti tecnici? Per esempio la comunicazione dei fini lavori. Quando tu apri una CILA, SCIA, permessa a costruire, eccetera, molto spesso poi la parte tecnica dice, ma i due tecnici si dimenticano di chiuderla. Quindi ricordaglielo sempre tu, che deve essere chiusa quella pratica e deve essere depositata al comune, al catasto, perché molto spesso poi si modifica la parte interna degli appartamenti e quindi va fatta una nuova planimetria e un nuovo accatastamento. Cerco di usare termini più semplici possibili, però senza chiaramente necessariamente dovendo citare determinate procedure. Finito quindi il lavoro e la casa è bella eccetera, ci emozioniamo anche di tutto ciò, ma va chiuso un fascicolo. Ti ricordo sempre, l'ho ribadito più volte, che tu devi sempre tenere a disposizione un fascicolo ben preciso, ben chiaro, a disposizione del tuo studio, del tuo ufficio, tale che quell'immobile sia immediatamente vendibile. Molto spesso ho visto e ho risolto dei casi in cui bisognava fare l'accatastamento, bisognava fare l'APE, che è il certificato energetico, bisognava sistemare i condoni. No, tu devi avere un fascicolo subito pronto disponibile. Come è capitato in questi giorni, stiamo acquisendo un immobile a Milano e c'era un casino sotto. In realtà ne abbiamo tratto vantaggio perché siamo noi capaci di risolvere il problema e quindi ben venga che gli altri non lo sappiano fare, ma tu che mi ascolti, che probabilmente sei un mio corsista o lo diventerai se vuoi, devi fare un buon lavoro sotto questo aspetto. Quindi devi dare la data dell'ultimazione appunto dei lavori agli enti preposti, catasto, agenzie del territorio, comune, eccetera. E poi se c'è un accordo di programma anche agli altri enti, quali sono? A volte ci può essere la regione, ci può essere la provincia, ci può essere lo stesso Stato coinvolto in determinate cose, se tu fai per esempio, che ne so, concessioni demaniali o altre attività del genere. Quindi mi raccomando e ribadisco ancora che devi sempre assolutamente tenere ben organizzato il fascicolo dell'immobile. Fai anche attenzione a un'altra cosa: in determinate zone, e l'Italia è piena di posti dove c'è il problema sismico e anche strutturale, c'è bisogno di ulteriori documenti, quindi richiedili sempre al tuo tecnico. Ti ricordo che io ti do informazioni non per sostituirmi al tuo tecnico, e mai lo farò, ma perché tu abbia le informazioni giuste per dialogare in un modo più, diciamo, professionale con i tuoi tecnici. Quindi quando tu vai a cospetto dei tuoi tecnici dici anche, guarda, io ho questa informazione, ricordati che dovrai fare questo. Come glielo dici? Attraverso una mail, quindi rimane quella informazione, che è la strada più tranquilla e più sicura. Ti ringrazio ancora per aver ascoltato il 57esimo episodio, oltre gli altri credo 250 non classificati che trovi su YouTube, e ci vediamo alla prossima puntata. Buona vita!